Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di questo top, che è un top per una bambina di 3 anni, ma che con le indicazioni che vi darò nel corso della lavorazione potrete realizzare anche per una taglia da donna adulta, qualsiasi taglia. È molto semplice da utilizzare, come vedete è una parte in granny e una parte con una specie di pizzo, quindi è un top che si presta a essere sia, diciamo, un po' boho, sia anche molto elegante. Dipende anche dal filato che utilizzerete per la sua realizzazione, potrete avere degli effetti molto diversi. Avrete sicuramente visto la foto che ho fatto al top realizzato con la stessa tecnica, con un altro filato con dell'urex per una taglia da adulta, e vedete che la differenza è abbastanza sostanziale. Quindi questo è un filato semplice, è un filato in una microfibra acrilica che si asciuga molto velocemente, che quindi potete utilizzare anche, per esempio, per l'abbigliamento da mare, da piscina e cose di questo genere. Per la taglia 3 anni ho utilizzato circa 50 grammi di questo filato qui, che è una microfibra acrilica, come vi dicevo, si chiama Alize Diva Silky Effect e ha 350 grammi in 100 metri. L'uncinetto che ho utilizzato è il numero 3. Poi sono state necessarie un paio di forbici, una gonna lana per mettere dentro le codine, e questo è tutto il materiale che è necessario per la realizzazione di questo top. Direi che possiamo iniziare. Iniziamo senz'altro con una catenella. Allora faccio il cappietto sull'uncinetto, così, e poi faccio una, due, tre e quattro catenelle. Nella prima catenella vado a lavorare una maglia alta, una maglia alta, due catenelle, una maglia alta, una maglia alta e una maglia alta. E così abbiamo fatto il triangolino iniziale. Adesso facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. 4, attenzione, e non 3, per evitare che il lavoro poi a un certo punto tiri. Rientriamo nella primissima maglia e facciamo una maglia alta e ancora una maglia alta. Quindi l'inizio sarà sempre con 4 catenelle, una maglia alta e una maglia alta nella stessa prima maglia del giro sottostante. Facciamo una catenella e andiamo a lavorare nello spazio di 2 catenelle che avevamo dal giro precedente e facciamo una, due e tre maglie alte, 2 catenelle e poi facciamo ancora 3 maglie alte. Questo è, diciamo, l'angolo che facciamo, ne facciamo soltanto uno al centro, che è quello che poi ci determina l'ingrandimento del pezzo, e sarà una costante insieme a questi triangolini che facciamo all'inizio. Catenella di separazione. Nella terza catenella andiamo a lavorare una, due, tre maglie alte. Adesso facciamo una, due, tre e 4 catenelle. Giriamo il lavoro e nel primissimo punto, come abbiamo fatto sotto, andiamo a lavorare 2 maglie alte. Quindi 4 catenelle, 2 maglie alte. Catenella di separazione. Vedete che adesso qua c'è uno spazio tra il primo gruppo di 3 maglie alte e il gruppo che si trova all'angolo. E qui andiamo a lavorare 3 maglie alte. Sostanzialmente come se facessimo un triangolo granny. Catenella di separazione, andiamo a lavorare al centro e facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Catenella di separazione, 3
3 maglie alte, una catenella, andiamo sulle catenelle iniziali e andiamo a lavorare una, due, e 3 maglie alte. Come ricominciamo il giro? Nello stesso modo, quindi facciamo 4 catenelle, 2, 3 e 4, giriamo il lavoro. Nella primissima maglia facciamo una e 2 maglie alte, poi vedete qua i gruppi di maglie alte da fare sono due, perché abbiamo due fori, e quindi facciamo catenella, maglia alta, maglia alta, maglia alta, catenella, maglia alta, maglia alta, maglia alta, catenella, e poi facciamo l'angolo. Ecco, dall'altra parte faremo esattamente la stessa cosa, non vi faccio vedere il procedimento perché tanto è lo stesso. Siamo a 1, 2, 3, questo è il quarto giro, ne facciamo ancora uno, al quinto giro cambiamo motivo. Ci vediamo alla fine del quinto giro. Ecco qua finito il mio triangolino, vedete è molto molto semplice, quindi praticamente è un punto granny fatto soltanto su metà del quadrato. Allora, a questo punto facciamo il solito inizio, 3 e 4 catenelle, dopodiché giriamo il lavoro e facciamo sempre nello stesso punto 1, 1 e 2 punti alti. Adesso facciamo una, 2 e 3 catenelle ed entriamo con una maglia bassa nel primo spazietto, nel primo archetto, 1, 2, 3, 4 e 5 ed entriamo nel secondo archetto, quindi dalle 3 maglie alte al primo archetto abbiamo 3 catenelle, dal primo archetto al secondo archetto abbiamo 5 catenelle e sempre 5 ne avremo 1, 2, 3, 4 e 5 fino ad arrivare alla fine, 1, 2, 3, 4 e 5. Continua a sfuggire. 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nell'angolo, facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo giro lo facciamo tutto insieme perché è velocissimo. 1, 2, 3, 4 e 5. Uno, due, tre, quattro e cinque. Entriamo sempre negli archetti, vedete? Abbiamo degli archetti di catenelle negli archetti del giro sottostante. Adesso facciamo l'ultimo archetto di 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché facciamo 3 catenelle, qua, una, due e 3 catenelle. Entriamo nella quarta catenella di avvio. E facciamo le solite 3 maglie alte, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. Inizio sempre lo stesso, giriamo il lavoro, entriamo nella prima maglia, quindi 4 catenelle e 2 maglie alte nella prima maglia del giro sottostante. Adesso cosa facciamo? Entriamo nell'archetto e facciamo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e le chiudiamo tutte e tre insieme, una e due maglie, 2 catenelle, rientriamo nello stesso archetto e facciamo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e chiudiamo tutte e tre le maglie. Passiamo all'archetto successivo dove facciamo esattamente la stessa cosa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, chiudiamo tutte e tre le maglie, una e 2 catenelle, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa,
una maglia alta non chiusa e chiudiamo tutte e tre le maglie. Se non sapete come si fanno le maglie alte non chiuse, adesso vi faccio vedere. Allora, si entra, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto, peschiamo il filo, filo sull'uncinetto, gettiamo via le due asole e lasciamo la solina, l'ultima, la penultima solina sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, rientriamo, peschiamo, filo sull'uncinetto, via le due asole e rimane la seconda asola. Rientriamo, filo sull'uncinetto, via le due asole e rimaniamo con tutte e tre le asole. Filo sull'uncinetto, chiudiamo tutti e tre i punti insieme. 1 e 2. Rivediamo. Filo sull'uncinetto, entriamo, peschiamo il filo. Filo sull'uncinetto, via due asole. Filo sull'uncinetto, entriamo, peschiamo il filo. Filo sull'uncinetto, via due asole. Filo sull'uncinetto, entriamo, peschiamo il filo. Filo sull'uncinetto, due asole. Filo sull'uncinetto, chiudiamo insieme tutte le asole e così abbiamo fatto le nostre maglie alte chiuse insieme. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proseguire così anche negli altri archetti fino ad arrivare. Mentre parlavo mi sono distratta. Allora, una maglia alta non chiusa, due maglie alte non chiuse, tre maglie alte non chiuse, 2 catenelle e ancora gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, 2 e 3. Archetto successivo, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, 2 catenelle, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto e chiudiamo. Cosa facciamo nell'angolino? Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto negli altri giri. 1 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E poi rifacciamo dall'altra parte esattamente quello che abbiamo fatto da questa. Intanto vi faccio vedere qual è l'effetto. Vedete? Ho fatto questi archetti con dentro i gruppi di 2 maglie alte. Adesso finisco il giro e ci vediamo per il successivo. Questo è l'effetto dopo aver fatto i nostri gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme all'interno degli archetti. Allora, ho riniziato sempre con le 4 catenelle, giro il lavoro e faccio nel primo punto una maglia alta e una maglia alta. Adesso 1, 2 e 3 catenelle. Questo è un giro di archetti, però stavolta andiamo a lavorare nelle 2 catenelle che ci sono tra i due gruppi di 3 maglie alte. Una, poi adesso facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, 2, 3, 4, 5, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, allora qua facciamo 1, 2 e 3 maglie alte nell'angolo, quindi finiamo con 5 e poi andiamo a lavorare direttamente nell'angolo. 1 e 2 catenelle, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5 maglia bassa. Vedete? Quindi praticamente ho lavorato tutti gli archetti di 5 catenelle negli archetti del giro sottostante e poi sono andata a lavorare sulle maglie alte del scusate, sulle catenelle dell'angolo. 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5.
questo rumore che sentite sono gli aerei che passano, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi finiamo sempre con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle e le 3 maglie alte. Alla fine. Adesso cosa facciamo? Facciamo sempre 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Questo giro è semplicissimo quanto privo di scossoni, perché adesso vedete, in ogni archetto andremo a lavorare 4 maglie alte a partire dal primo. 1, 2, 3 e 4. Passiamo all'archetto successivo e facciamo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Senza catenelle, senza separazioni, senza nulla. Vi faccio vedere come arriviamo all'angolo e poi proseguo autonomamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Quindi questo era l'ultimo archetto. Ho fatto 4 maglie alte in ogni archetto del giro sottostante e adesso abbiamo nell'angolo sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E ovviamente la stessa identica cosa in maniera speculare andiamo a farla dall'altra parte, quindi quello non ve lo faccio vedere perché è uguale a quello che abbiamo fatto finora. 2 e 3 e poi proseguo come vi dicevo con 4 maglie alte all'interno di ogni archetto. Ci vediamo alla fine di questo giro. Ed eccoci qua. Io adesso ho allargato ancora il triangolino e vedete come si lavora piuttosto velocemente. Adesso ricominciamo e facciamo un altro pezzettino del motivo. L'altro pezzettino del motivo comincia come di consueto con la nostra costante, che sono le 4 catenelle di avvio e i 2 punti alti all'interno del primo punto alto del giro precedente, dell'ultimo in sostanza. Allora, adesso facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Dopodiché lavoriamo sulla seconda maglia alta e la prendiamo in rilievo così. Quindi adesso vi faccio vedere 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Entriamo tra la seconda e la terza maglia, usciamo sul davanti lasciandola sul davanti, facciamo un punto basso inglobando quindi la maglia alta del giro precedente. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, entriamo, avvolgiamo con l'uncinetto, filo sull'uncinetto, sfiliamo l'asola, filo sull'uncinetto, chiudiamo il punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Tra la prima e la seconda, abbracciamo la maglia, facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Riguardiamolo. Entro sul retro tra la seconda e la terza, riesco sul davanti lasciando sul davanti la maglia, filo sull'uncinetto e faccio il punto basso. Quindi il punto basso sostanzialmente lo faccio inglobando la maglia alta del giro precedente. 1, 2, 3, 4 e 5. Acchiappiamo così, adesso lo metto un po' più alto, forse si vede anche meglio. Perché adesso vedo che un pochino si sfoca. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo all'angolino e facciamo
3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e adesso lo riguardiamo insieme. Entriamo stavolta non tra la seconda e la terza, ma tra la prima e la seconda, ma tra la seconda e la terza. Usciamo avvolgendo la terza maglia e facciamo il punto basso. Quindi adesso dobbiamo lavorare in maniera speculare. 2, 3, 4 e 5. Non più su questa maglia, ma su questa. Entro sul retro, esco sul davanti, metto il filo sull'uncinetto, sfilo e faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Tra la seconda e la terza, esco sul retro, rientro sul davanti, filo sull'uncinetto, sfilo e ho fatto la mia maglia bassa. E così procediamo fino alla fine del giro. Mancano pochi punti, quindi li facciamo insieme. 1, 2, 3, 4 e 5. Uno, due, tre, quattro e cinque. Mi è sfuggito. Uno, due e tre e andiamo a lavorare sull'ultima maglia, dove facciamo le solite 3 maglie alte. Una, due, tre e 4 catenelle. Giriamo il lavoro. Questo giro è semplicissimo, per cui lo inizio con voi, ma poi vado avanti da sola. Sostanzialmente si tratta di fare 4 maglie alte per ognuno degli archetti del giro precedente, come abbiamo già visto anche dall'altra parte. Adesso però io voglio ne faccio un paio, due o tre con voi, per farvi vedere l'effetto. Vedete? La parte sottostante rimane in rilievo, quindi è molto carino come decoro, cioè è veramente molto particolare e significativo. Quindi direi che a questo punto io continuo autonomamente e ci vediamo alla fine di questo giro. Allora, sono andata avanti un po'. Ho finito il mio giro in cui ho fatto le 4 maglie alte all'interno dell'archetto di 5 catenelle e poi il giro successivo, che non vi ho fatto vedere perché è abbastanza intuitivo, punto su punto ho lavorato su tutte le maglie alte del giro precedente, compreso la procedura del centro, che rimane una costante insieme agli angoli. Quella del centro rimane una costante, tranne per il primo giro di archetti, vi ricordate, in cui abbiamo fatto maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, ma quella è l'unica eccezione che abbiamo, poi per il resto rimane una costante. Infatti vedete che si ripetono tutte le 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nel punto centrale. Allora, a questo punto io ho iniziato a lavorare anche questo giro, che è composto, fermo restando la costante, diciamo, delle 3 maglie alte a inizio giro, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, saltando una maglia di base. Adesso sono arrivata al penultimo punto, faccio una catenella e vado a lavorare il mio angolo. Sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. 2 e 3. Adesso inizio in maniera speculare, quindi salto la prima maglia alta del giro sottostante e vado a lavorare nella seconda. Ho fatto una catenella, vedete? Ho fatto una catenella e quindi prima la salto e la seconda è qua. Catenella, la prima la salto, lavoro nella seconda. Catenella, la prima la salto e lavoro nella seconda.
catenella, una la salto e lavoro nella seconda e così via fino alla fine del giro. Siccome non manca molto, lo facciamo insieme, così poi iniziamo già direttamente il giro successivo, che è un po' più articolato, ma non tantissimo, eh? L'unica differenza è che adesso torneremo a fare il punto rilievo, ma faremo il punto alto in rilievo. Arriviamo alla fine di questo giro e iniziamo senza indugio l'altro. Stiamo arrivando alla fine del giro. Controllare bene che ci sia tutto. Sì, direi che c'è tutto. Ok. Adesso questo dobbiamo metterlo meglio. Entriamo nella solina, facciamo uno, due e 3. E così abbiamo finito anche questo giro. Adesso cosa dobbiamo fare? Facciamo la nostra costante 2, 3 e 4. Poi facciamo, giriamo il lavoro. Facciamo le due maglie alte. Poi lavoriamo ancora punto su punto sulle due maglie alte del giro sottostante in maniera normale, quindi punto su punto, quindi facciamo 5 maglie alte, 3 nel primo punto e 2 maglie alte. Poi facciamo una maglia alta nell'archetto di una catenella e poi andiamo a lavorare in rilievo, ma stavolta sul retro, quindi filo sull'uncinetto, entro da dietro, abbraccio la maglia alta. Esco con il filo, filo sull'uncinetto, via due asole, filo sull'uncinetto, chiudo il punto. Adesso ne facciamo un paio e poi dopo vi faccio vedere cosa succede dall'altra parte. Filo sull'uncinetto, abbraccio il punto da dietro, esco sempre sul retro, acchiappo il filo, filo sull'uncinetto, due asole, filo sull'uncinetto, chiudo il punto. Guardate cosa succede. Praticamente mi viene un punto alto in rilievo, ecco così lo vedete, mi viene un punto alto in rilievo e così ho il motivo in rilievo qui e rilievo qui. Allora, ricominciamo e facciamo uno nell'archetto, entro dal retro in avanti, esco ancora sul retro, filo sull'uncinetto, sfilo due asole, sfilo due asole, via. Successivo, filo sull'uncinetto, entro sul retro verso avanti, filo sull'uncinetto, sfilo, filo sull'uncinetto, sfilo due asole, filo sull'uncinetto, chiudo il punto e così via fino alla fine del giro. Sempre con la costante delle 3 maglie alte all'inizio, le 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nella punta, quindi nell'angolo. E così arrivo alla fine del giro. Ci vediamo alla fine di questo giro per poi vedere come proseguire. A dopo. Eccoci qua, finito anche questo giro. Allora, ricapitoliamo. 5 giri di granny, poi un giro di archetti, poi un giro di maglie alte, poi un giro di archetti, scusate, poi un giro di due gruppi di maglie, di 3 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle, un giro di archetti, un gruppo di maglie alte, un giro di gruppi di maglie alte. Un giro di archetti presi in rilievo sul retro,
Ancora maglie alte, un giro di maglie alte semplice, un giro di archetti di una catenella più un giro di maglie alta normale, maglie alte rilievo per dare questo effetto così, diciamo, in rilievo della lavorazione. Vedete, questo è il davanti del lavoro e si vede chiaramente che ci sono delle parti sporgenti che comunque fanno un effetto decorativo. Allora, a questo punto riprendiamo con il granny. Se abbiamo fatto i conti correttamente, e anche se non li abbiamo fatti, perché tant'è, questa dobbiamo gestire poi eventuali errori perché ci stanno, dobbiamo ricominciare con la parte in granny. E quindi io inizio sempre nello stesso identico modo con le 4 catenelle e le 2 maglie alte. E dopodiché faccio una catenella, salto due maglie di base, nella terza faccio 3 maglie alte, non chiuse insieme, separate. Una maglia alta, due maglie alte, 3 maglie alte. Catenella di separazione, salto 3 maglie di base, nella quarta vado a fare il mio gruppo di 3 maglie alte. Adesso salto ancora 3 maglie di base, scusate, era uscito un po' dall'inquadratura. Salto 3 maglie di base, faccio il mio gruppo di 3 maglie alte. 2 e 3. Salto 3 maglie di base. 1, 2, 3. Nella quarta vado a fare il mio gruppo di 3 maglie alte. E così procedo fino alla fine del giro, fermo restando il fatto che quando arriverò al centro avrò da fare il mio angolo sempre composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Allora, adesso vi dico quanti giri dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo fare complessivamente 5 giri per arrivare alla misura di una bambina di 3 anni. Per una bambina di 3 anni, diciamo che questi 5 giri di punto granny sono sufficienti. Se invece vogliamo allargare il pezzo per farlo diventare da donna, dobbiamo ripetere il motivo che abbiamo visto prima. Quindi finiti i 5 giri di granny, riprendiamo con il motivo che abbiamo visto prima, andiamo avanti e poi vediamo ancora quanti giri di granny sono necessari per arrivare alla misura da donna che ci serve. Io per fare il mio pezzo, quello che avete visto in foto, ho fatto 2 set completi, quindi 5 giri di punto granny per iniziare, poi un set di questo qua, di questo motivo, 5 giri di punto granny, un altro set completo di questo motivo qua e altri 5 giri di punto granny per finire. Quindi ho finito con i 5 giri di punto granny e ho lavorato con un uncinetto del numero 4. Poi, appunto, questa lavorazione vi consente di fermarvi dove vi pare. Cioè potete allargare il pezzo fino a che vi è necessario e poi dopo fare passare alle rifiniture, che adesso vedremo come si fanno. Io nel frattempo sono andata avanti. Aspettate che sia un po' ingarbugliato il filo. Ecco qua. Qua mi restano 4 punti. Quindi adesso cosa posso fare? Io scucirei tutto dall'inizio e partirei con 3 qua in modo da avere una situazione più regolare. Se no potete semplicemente saltarla e andare a lavorare nell'angolo, però io preferisco farlo. Quindi adesso vi dico, anzi vi faccio proprio vedere l'altro pezzo com'è. Allora, nell'altro pezzo io ho lavorato ancora 3 giri di punto granny normali. Al quarto giro poi ci rivediamo perché dovremo fare questa parte piatta qui davanti. Quindi io lavoro questo giro di punto granny nel modo che vi sto facendo vedere più altri 2 giri completi. Quando sono arrivata qua ci rivediamo, quando sono arrivata al quarto giro ci rivediamo, così vediamo come appiattire la zona superiore. Ci vediamo dopo.
ho fatto i tre giri di punto granny, vedete, 1, 2 e 3 completi. Adesso ho iniziato il quarto. Il quarto l'ho interrotto a un certo punto perché vi devo fare vedere un passaggio fondamentale. E questo passaggio è praticamente questo. Faccio l'ultimo punto, spero che si veda così, 2 e 3. Faccio l'ultimo punto. Poi, anziché andare a fare l'angolo, faccio 1, 2 e 3 catenelle. Vado nell'angolo, faccio una maglia bassa, faccio ancora 1, 2 e 3 catenelle e riprendo a fare il punto granny. Adesso vi faccio vedere che cosa è successo. Vedete che si è appiattito? Ecco, quello che sentite non sono più aerei. No, no, questi sono tuoni. Si è appiattito e quindi adesso io proseguo a fare il punto granny fino alla fine del giro. Guardate, ve lo faccio vedere. Vedete? La punta adesso non è più a punta come prima, ma adesso diventa squadrata. Si sta squadrando proprio perché anziché andare a fare un altro angolo, sono andata ad appiattire l'angolo in questa maniera. Adesso io proseguo e arrivo praticamente fino a questo punto nuovamente facendo il giro di ritorno, così vi faccio vedere come passare dall'altra parte e poi vi spiego un'altra cosa. Ecco qua è iniziato l'ultimo giro. Allora, a questo punto io sono, vedete, dove c'era già la rettilineizzazione della punta. Adesso io ho fatto 3 catenelle. Entro dentro questo archetto, dentro il primo archetto di 3 catenelle, poi faccio una. Entro con una maglia bassa e poi faccio ancora 3 maglie basse per un totale di 4 maglie basse. Una maglia bassa nella maglia bassa centrale. Una, due, tre e quattro nell'archetto di 3 catenelle. 1, 2 e 3 catenelle e ricomincio dal mio punto granny, 2 e 3, vedete? E così è diventato ancora più lineare. Qua poi andrò ad agganciare i laccetti per attaccarlo al collo. Allora, cosa vi volevo spiegare? Vi spiego che questa cosa qua è possibile soltanto perché abbiamo due giri. Laddove doveste fare questo passaggio più volte, dovete farlo separatamente, quindi il primo lo rettilineizzate in questa maniera e poi praticamente andate ad appiattire il lavoro lavorando soltanto su un lato, poi agganciate il filo dall'altra parte e fate la stessa cosa dall'altra parte. Il lavoro si rettilineizza sempre con le 3 catenelle, quindi 3 catenelle, oppure se da qua vogliamo diminuire di un punto, quindi renderlo piatto da questa parte senza toccare la lunghezza, dobbiamo fare, quindi abbiamo finito con 3 catenelle, quando ripartiamo con una maglia alta, nella maglia alta senza la catenella, quindi senza creare lo spazio per poi fare un nuovo gruppo di 3 maglie alte sopra, e andiamo a lavorare direttamente nel primo spazio, quindi anziché fare 4 catenelle ne facciamo 3 e andiamo a lavorare nel primo spazio. In questo caso proprio facciamo un lavoro di questo tipo, lo rendiamo più dritto, ecco, quindi non lo facciamo dritto, lo facciamo obliquo. Quindi non lavoriamo più dritto in questa maniera, ma lavoriamo in maniera obliqua in questa maniera. E quindi in questo caso diminuiamo il numero dei punti. Spero che questo passaggio sia stato chiaro, ma poi comunque appena finisco questo pezzo vi faccio vedere pure come ho fatto l'altro, così vi rendete conto meglio. Adesso io finisco questo lato, dopodiché facciamo un riassunto generale della situazione, vi faccio vedere l'altro pezzo e poi facciamo i cordini di chiusura. Ci vediamo dopo. Ho finito il pezzo e mi sono portata avanti e ho cominciato a mettere i cordini. Uno, sono due laterali che sono praticamente nella parte inferiore, poi appunto si aggancia in questa maniera qua sul retro. E poi due sulla parte superiore. Ovviamente ne ho messo uno e l'altro vi faccio vedere come si mette. L'abbiamo già visto forse in altri progetti, ma ve lo faccio vedere anche stavolta, anche se è veramente veramente semplice. Allora, prendiamo un pezzo di filo. Io ho preso circa 2,5 metri di filo. Scusate, lo pieghiamo in due e lo infiliamo
facciamo una solina dentro il punto dove vogliamo infilarlo. Io l'ho infilato proprio ai lati del punto in cui ho appiattito la punta del top. Allora, infiliamo e cominciamo a lavorare catenelle normali con il filo messo in doppio. Normalissime catenelle con il filo messo in doppio. Se fate la misura dei fili uguale, non avete bisogno di contare le catenelle. Se invece la fate a caso un po' la misura dei fili, allora a quel punto vi conviene contare le catenelle, non devono essere necessariamente di numero identico, però quantomeno vicine, per evitare che un filo sia troppo lungo e un cordino sia troppo lungo e l'altro sia troppo corto, oppure appunto che non... Diciamo che non ci basti per arrivare alla lunghezza che desiderate, quindi con un filo di circa 2,5 metri, adesso vi dico di quanto mi viene la catenella. Sto lavorando sempre con l'uncinetto numero 3, anche se il filato è messo in doppio, quindi qua non cambia niente. E sono venute circa 58-59 catenelle. Ecco, questa è l'ultima. Tiriamo il filo così e poi facciamo un nodino. Facciamo il nodino alla punta, così fermiamo il filo, forbicine, tagliamo l'eccedenza e il cordino è finito. Allora, con questa misura mi è venuto un cordino di circa 25 centimetri, quindi sufficientissimo per agganciarlo al collo della bambina. Il pezzo totale ha una misura di circa 30-38 centimetri. La lunghezza di questo pezzo è di 18 centimetri, quindi questa dimensione qua è 18 centimetri e questa è 36 centimetri, chiaramente il doppio perché è un triangolo rettangolo e quindi più o meno diciamo che le misure sono quelle, metà di un quadrato quindi. Adesso vi faccio vedere quello che vi dicevo poco fa. Allora, vi faccio vedere il pezzo che ho fatto da donna. Allora, vedete, io ho finito. Allora, intanto vi faccio vedere. Ho fatto il granny, diciamo, di pizzo. Poi ho fatto ancora il granny. Poi ho fatto, vabbè. Allora, il granny, un motivo di pizzo, il granny, un altro motivo di pizzo e poi ho finito con 3 giri di granny, 3 a 4, 1, 2, 3, 4 giri di granny. Ho finito con 4 giri di granny, non con 5 perché sennò veniva troppo grande, ma appunto il bello di questa cosa è che potete lavorare, cioè potete modularlo come volete, aumentando o diminuendo il numero dei giri, quindi la proporzione rimane sempre quella e non avete la necessità di prendere delle misure preventivamente, perché man mano lo fate, vi rendete conto di quanto è la misura e a un certo punto vi fermate. Anche se, per esempio, il motivo in pizzo, se vogliamo chiamarlo così, non lo avete ancora finito. Allora, per quanto riguarda la parte superiore, come vi dicevo, anche qua ho fatto le 3 catenelle. Poi ho lavorato separatamente questa parte in cui ho fatto quindi le 3 catenelle qua, poi tornando indietro ho fatto il punto alto, poi ho chiuso questo giro con le 3 catenelle, poi ho fatto, anzi scusate, qua ho fatto le 3 catenelle, qua ho fatto il punto alto, qua ho fatto le 3 catenelle, qua ho fatto il punto alto e poi le 3 catenelle. Perché? Perché sostanzialmente in questi vari giri io ho diminuito un punto granny, quindi un gruppo di 3 maglie alte e una catenella. E questa è la tecnica, diciamo, per fare le diminuzioni con il punto granny. Sicuramente trovate tanti tutorial che ve lo fanno vedere. Nel caso in cui doveste avere difficoltà, ditemelo che faccio un tutorial apposito per farvi vedere un po' come funziona, anche se è veramente semplice, quindi non dovreste avere grossi problemi. E quindi, come vi dicevo, queste due parti vengono lavorate separatamente. Ho lavorato prima su questa parte qua, poi su questa parte qua e poi ho rifinito tutto con un giro di punto basso, sia per coprire i fili di giuntura, sia anche per dargli un po' di struttura, perché un conto è quello per bambina, un conto è quello per adulta che ovviamente ha un peso e un ingombro maggiore.
Questo top sicuramente non andrà indossato così, andrà o foderato oppure andrà indossato con sotto un costume, perché come vedete è piuttosto traforato, mentre quello da bambina può essere indossato tranquillamente anche senza niente sotto, sia perché appunto il filato è più sottile, sia perché vabbè, insomma, nel caso di una bambina non c'è la necessità di coprirsi eccessivamente. E potete foderare anche quello da bambina, chiaramente, però diciamo che l'esigenza vera nasce nel momento in cui dobbiamo indossare un capo di questo tipo. A questo punto io penso di avervi detto tutto, io spero di essere stata chiara, di avere risposto alle eventuali domande e dubbi che vi sono venuti nel corso della visione di questo tutorial. Una cosa che mi sento di dirvi, se pensate, e ho cercato di andare più lentamente perché ho ricevuto diversi feedback a riguardo, se pensate che la mia velocità di esecuzione sia troppo alta, provate a riprodurre il video con una velocità inferiore e quindi così avrete la possibilità di vedere meglio i passaggi. Io stavolta ho cercato di farci attenzione e di essere molto più tranquilla nella realizzazione, però potrebbe non essere sufficiente, specie per chi inizia. Vi dico già che questo secondo me non è un progetto che io consiglio a chi prende per la prima volta in mano l'uncinetto, perché ci sono diversi passaggi che, pur non essendo difficili, comunque possono creare confusione. Quindi quello che vi consiglio io eventualmente è di cominciare con qualcosa di più semplice e anche, perché no, proseguire con il punto granny per tutto il top senza inserire gli inserti, diciamo, in pizzo, quello che definisco pizzo. E a quel punto si potreste fare un tentativo, quello è un lavoro semplicissimo da fare, per cui diciamo a quel punto lo consiglio a chiunque, quello è adattissimo a chiunque. Questa lavorazione qui richiede un minimo di attenzione e un minimo di esperienza, pur ribadisco non essendo una lavorazione difficile. Quindi proverò eventualmente a mettere nella descrizione l'indicazione che questo non è proprio un pezzo che consiglio ai principianti, e per il resto, insomma, io mi auguro che vi sia piaciuto, che appunto, come vi dicevo, spero che la mia spiegazione sia stata chiara, e nel caso in cui doveste avere dei dubbi, basta scrivermi un messaggio e io comunque sarò lieta di rispondere a tutti quanti. Niente, credo a questo punto di avervi detto veramente tutto. Io spero che abbiate la voglia di realizzarlo, di portarlo con voi per le prossime vacanze. Certo, vedendo il tempo di questi giorni si fa un po' fatica a pensare che per chi deve ancora andare al mare come me, che ci sarà un'estate, però auguriamoci che questi siano gli ultimi residui di un tempo instabile e che poi agosto ci riservi la bella sorpresa di giornate di sole pieno e caldo. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e cliccate la campanella in modo da non perdere nessuno dei prossimi tutorial. E io vi do appuntamento al prossimo progetto. Alla prossima, grazie, ciao!